farà in casa? Metto là. Ecco, un po' più o meno. Ecco Francesco, puoi andare. Eccoci. Non ha ancora iniziato. Claudio, posso? Posso andare? Le precette vanno avanti. Scusa, quale? Qua. Problema eterno. Che non vedo. Questo? Questa è una precette. No, questa qui. Eppure. Funziona? No. Non sembra. Non so questo. Okay. Vale? Questo qua, ok. Ok, iniziamo il silenzio. Abbassa un pochino la telecamera, se no non ti vediamo. Ok, così? Sì. Mi vedete? Sì, va meglio, ciao. Ciao a tutti. Allora, intanto... Ciao Francesco. Ciao. E Fabrizio. Sono Luca. Okay. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, io ho il problema che sento moltissimo, per cui abbasso la voce per timore di disturbare il prossimo, quindi è un mio grosso problema, sento troppo, quindi se abbasso troppo la voce per favore ditemelo. Allora, l'intervento di oggi è un po' l'esito di un lungo lavoro nel tentativo di trovare una tecnica semplice per attivare i fili di Costantana che fabbrichiamo da parecchi anni. Questo lavoro è fatto principalmente nell'ambito del progetto europeo Clean HME, Hydrogen Made Energy, con il grant numero 95-1974. Andiamo avanti. Ovviamente parlerò in italiano con testo in inglese, così chiunque potrà. Il programma è una introduzione, motivazione dell'esperimento, le procedure generali utilizzate. Parlerò un po' della storia di come che tipo di reattore utilizziamo in laboratorio da molti anni, quindi un piccolo review. Ah, ok, un piccolo review della storia precedente. E mi concentrerò sugli attuali risultati. Vi porterò soltanto due esperimenti. Uno basato sul reattore cosiddetto con il core di tipo A, cioè con isolamento termico basso, limitato, standard, usato anche per utilizzare gli impulsi, e un altro recente in cui abbiamo volutamente aumentato l'isolamento termico per studiare, capire in maniera chiara, una volta per tutte, se l'aumento di temperatura avesse un ruolo importante, fondamentale, nella produzione di eccessi termici. Quindi tutti i lavori a contorno che abbiamo fatto, importanti dal punto di vista scientifico per il know-how del tipo di ricerca, verrà soltanto accennato. Cercherò di dare delle conclusioni e soprattutto per me è importante
che le persone che ci stanno, che mi stanno ascoltando in diretta o in web, mi facciano domande cattive, perché vorrei capire se ho commesso qualche errore. Quindi il vostro contributo per me è fondamentale. Non abbiate timore di essere cattivi scientificamente sull'esperimento. L'introduzione, noi stiamo lavorando sui materiali a base di rame nickel e stiamo cercando di massimizzare, prima identificare e poi massimizzare, la produzione di effetti termici anomali AHE, e si basano utilizzando idrogeno, deuterio, qualche volta molto raramente trizio a livello internazionale. Questi gas vengono assorbiti nel valvo o in superficie e dopo vengono fatti muovere in qualche modo. Quindi noi pensiamo che il parametro principale sia il flusso del gas assorbito dall'interno verso l'esterno. Su questo punto ci sono parecchie linee di ricerca, ma parecchie indicazioni spesso contrastanti. Comunque quello che è chiaro è che il flusso è l'elemento chiave. I tipici esperimenti o la tipologia... Scusate, dei problemi? Funziona? No. Posso andare avanti? Riguardo i fenomeni di low energy nuclear reaction, il nome è stato dato nel 2002. Storicamente, il nome storico era Cold Fusion 2030, è iniziato il 23 marzo 89, per opera di due gruppi di lavoro, uno Martin Fleischmann e Stanley Pons, l'Università di Salt Lake City, nello Utah, e l'altro dirimpettaio, collaboratore o competitore, Stephen Johnson, l'Università di Provo. Fleischmann e Pons cercavano effettivamente effetti termici, mentre Stephen Johnson, che è un fisico nucleare ben noto, ovviamente effetti nucleari. Martin Fleischmann e Stephen Pons utilizzavano come controelettrodo, come elettrodo che assorbiva il materiale, soltanto il palladio. Aumento ancora il volume, la mia voce è troppo bassa. Allora, in accordo alle nostre esperienze, la procedura per ottenere effetti termici anomali, cioè AHE, sono basati principalmente in due passaggi. Il primo è la preparazione di un materiale possibilmente attivo che, tramite tecniche fisico-chimiche più o meno elaborate, diventa potenziale sorgente di eccesso termico. E la seconda, più recente, è l'attivazione di questo fenomeno. Quindi, senza l'attivazione, il materiale preparato non serve a niente. Il materiale viene preparato principalmente modificando la superficie da omogenea, liscia, a materiale submicrometrico, quindi usando adesso di moda, tipo nanoparticelle, ma in realtà sono submicrometriche. Abbiamo un'esperienza di oltre 20 anni su come modificare la superficie dei materiali, e quindi adesso questo tipo di problematica è abbastanza risolto. Più complicato trovare un metodo semplice per attivare il materiale stesso. Abbiamo capito a nostre spese che la procedura è complicata, necessita ancora di ulteriori affinamenti, ma è indispensabile. Il mio talk è proprio la seconda parte. Ci eravamo accorti recentemente, nei recenti anni, che serviva un qualcosa di speciale per attivare il materiale, e l'attivazione prendeva tempi molto lunghi. Quindi non riuscivamo a capire quali operazioni fossero utili o altre dannose,
è stato il motivo di questo studio. Cercai di identificare e ridurre il più possibile le variabili indipendenti e capire i singoli elementi chiave. Il materiale che utilizziamo è una lega di rame nickel manganese, noto come Costantana, sviluppata nel 1890. Le leghe di rame nickel sono talmente diffuse e stabili nel tempo e sono addirittura usate per fare le monete da 1 euro e 2 euro e la parte argentea, quindi non ci sono problemi di approvvigionamento. Materiale viene successivamente, nelle basi, viene successivamente depositato, arricchito, con una soluzione liquida di materiali a bassa funzione lavoro, cioè materiali che facilmente emettono elettroni ad alta temperatura. Tipicamente noi usiamo ossidi di stronzio. E il materiale viene anche addizionato con ferro, pari parti, stronzio, ferro, e un'ulteriore aggiunta di potassio e manganese che serve sia come stabilizzatore che come attivatore di tutta quanta la reazione. Da un annetto abbiamo ripristinato la tecnica di impulsi di alta potenza che sviluppammo dal 1975, modificata dal 1995, modificata per adattarli ai fili di Costantana, che sono più robuste rispetto al palladio usato a quel tempo, ma hanno anche delle problematiche diverse. Con questi impulsi attualmente iniettiamo una potenza abbastanza elevata, dell'ordine di 10 kW, ripeto, 10 kW per grammo di materiale. E questo di fatto equivale a dare una corrente di picco di oltre 12 ampere e una densità di potenza di 40.000 ampere centimetro quadro lungo il filo. Uguale dell'impulso di 10 milionesimi di secondo e vengono ripetuti 2.500 volte al secondo. Questo tipo di trattamento dura tra 5 e 8 ore, dipende un po' dalla situazione, e la potenza media immessa è dell'ordine di 90 watt. Dopo questi 5-8 ore di trattamenti, il filo incomincia a produrre calore. Semplicemente ci siamo resi conto che nell'ottica di rendere democratica, cioè gestibile a chiunque, questo tipo di ricerca, bisognava trovare una tecnica più semplice alla portata di qualunque ricercatore universitario per poter rifare nel proprio laboratorio l'esperimento una volta che al limite noi forniamo i fili pretrattati. L'impulsatore che ha dato il fatto di così buoni a luglio si è danneggiato in maniera abbastanza seria, si è rotto un certo numero di pezzi per effetti che non avevamo previsto e lo stiamo ancora riparando perché alcuni componenti chiave dovuto alla mancanza di componenti dell'altissima tecnologia a carburo di silicio che da 6-7 mesi affligge il mondo, anche noi non abbiamo potuto averli. Adesso finalmente sono arrivati quasi tutti i pezzi e possiamo incominciare a usare anche l'impulsatore. Comunque, come dice, non tutti i mali vengono per nuocere, perché al posto di stare con le mani in mano abbiamo deciso di vedere se era possibile attivare il materiale con tecniche semplici. E quindi ci siamo messi a fare uno studio sistematico. Uno, abbiamo capito subito che i tempi di attivazione sono molto molto più lunghi usando corrente in continua rispetto all'impulso. L'impulso può andare 12-15 ampere di corrente in maniera senza nessun problema ai fili,
mentre con la limitazione in continua il limite pratico sono 2,5 A in aria, oltre il filo si distrugge, con i quali fili da 200 micro. Evidentemente gli stadi iniziali abbiamo capito comunque che anche solo in continua era possibile attivare il filo, ma la sistematica non è come e quando non era chiaro. Fatta presa questa decisione di fare uno studio sistematico, abbiamo deciso anche di vedere, identificare che esisteva un qualche punto chiave, punto di svolta, che modificasse il materiale potenzialmente attivo ma non funzionante in qualcosa di utile. E per fortuna l'abbiamo identificato. Un altro punto che poteva essere sorgente di errore nelle misure è che il materiale che noi usiamo con fili vengono ossidati. Quindi temevamo che l'ossigeno ricombinasse con l'idrogeno immesso, se fosse formata acqua come non normale, e quest'acqua avesse potuto alterare le misure di energia. Noi chiamiamo termometria, non calorimetria, è il motivo perché la termometria è molto rapida, quindi in una fase di studio sistematico basta mezz'ora per fare una misura, mentre con la calorimetria non bastano 7 ore, quindi il fattore tempo per me è stato fondamentale, la scelta della termometria invece della calorimetria. Ovviamente alla fine di tutto questa vicenda ricontrolleremo i risultati con un calorimetro convenzionale che noi abbiamo nel laboratorio. Comunque storicamente quando c'erano risultati buoni in termometria sono stati riconfermati in calorimetria. Non è mai successo che un esperimento che non dava risultati in termometria dasse qualcosa di buono in calorimetria. A questo punto abbiamo deciso di prendere un certo numero di precauzioni per evitare di prendere degli abbagli. Quindi abbiamo fatto un lavoro sistematico, tanti punti per ogni potenza, 14, 15, 15 punti, e per essere ancora più tranquilli abbiamo preferito sottostimare l'eccesso di potenza ottenuto piuttosto che sovrastimarlo. Cioè, in pratica non vogliamo imbrogliare al solitario, in termine tecnico. In queste misure abbiamo completamente omesso le possibilità che hanno gli impulsi, che stiamo studiando da un paio d'anni, per generare effetti termici anomali. Gli effetti principali sono l'effetto Richardson, in pratica l'emissione di elettroni a temperature intorno a 600 gradi da specifici materiali, quindi materiali a bassa funzione lavoro, calcio, ossidi di calcio, stronzio e bario, quelli più utilizzati. L'effetto Child-Langmuir, che in pratica è quello usato per le vecchie valvole termoioniche, in cui gli elettroni vengono accelerati dalla sorgente di elettroni scaldata al controelettrodo. E questo funziona soltanto a pressioni molto basse. L'effetto Pasken, che è la ionizzazione del gas dovuto ad alte tensioni. La ionizzazione è un processo abbastanza complesso e dipende principalmente dal tipo di gas utilizzato, la sua pressione, differenza di potenziale attraverso gli elettrodi, la distanza tra i due elettrodi e anche addirittura la forma degli elettrodi stessi, se sono punti o cose simili. E inoltre l'effetto pelle esce fuori soltanto quando ci sono gli impulsi. In pratica la corrente sotto impulso passa all'esterno del conduttore e non all'interno,
e questo effetto lo abbiamo sfruttato per aumentare la superficie esterna del filo stesso, in un esperimento precedente. Adesso non ne parlerò. Ah, mi devo scusare, ma nell'impaginazione il programma, il computer ha perso l'ordine delle pagine, per cui è un po' più difficile. Vi manderò poi la versione reimpaginata bene. Il reattore è fatto, c'è uno schematico del reattore, una foto del reattore stesso presente. Non mostrerò una bobina standard usata precedentemente, usata anche per gli impulsi, e quella nuova con alta isolamento termico. La figura 3 e la 4 sono le principali utilizzate, perché dal confronto tra le due tipologie di bobine, che sono esattamente uguali, a parte l'isolamento termico, si può capire qual è il peso della temperatura del fenomeno. Per motivi storici vi porterò anche come è fatto l'impulsatore, un po' tecnico. E una tipica figura, questo oscilloscopio da 100-800 MHz, degli impulsi utilizzati. Il reattore si presenta come un lungo tubo in vetro, parete spessa, con supporti vari, in cui c'è all'interno il core, che è un filo di Constantana, lungo 1,60 m nello specifico, spessore 0,2 mm, quindi un po' più grande di un capello nero, delle donne che hanno i capelli neri, messo dentro una guaina di vetro allumina, che può sopportare temperature anche fino a 1200 gradi. E il filo, anche il filo e la guaina, vengono depositati con la soluzione di ferro, stronzio, potassio e manganese. Quindi il colore finale è un marroncino. Il reattore reale è messo su un oggetto, deve essere molto rapido per poter fare i cambiamenti, e quindi su una sedia con una rete di protezione in acciaio per motivi di sicurezza in caso di esplosioni, che purtroppo sono avvenute recentemente. La struttura è un po' complicata, è un filo avvolto, questa è la bobina, sono 50 spire e è fatta una struttura tipo cavo coassiale inverso. Praticamente la parte attiva è quella esterna e non all'interno, che invece, come c'è nei rituali cavi coassiali. Chi è esperto in elettronica penso che coglierà il significato di queste parole. Il filo viene avvolto in forma elicoidale, vari isolamenti elettrici e termici per evitare cortocircuiti. All'interno c'è un'anima in ferro dolce, dove viene misurata la temperatura del core del reattore per motivi di studio, e il ferro stesso, come magnetico, nel caso di impulsi, aiuta i fenomeni magnetici, quindi effetto pelle, altre cose che sono perché aumenta l'induttanza di tutto il sistema. È la stessa figura, quindi il reattore messo separatamente, il dettaglio, e qui in quest'altro caso il core ha un isolamento doppio, un isolamento come schermo termico per l'intraposto in rame, questo rosso, isolamento con materiali vetri speciali in polvere e un ulteriore schermo in acciaio. Quindi è uguale al precedente, l'unica differenza che, avendo un maggiore isolamento termico, a pari potenza immessa, la temperatura del filo è maggiore. Era l'obiettivo del nostro esperimento.
lo schematico del pulsare, non mi dilungo perché è proprio per un oggetto per appassionati, dal punto di vista oggi. E questa è la tipica forma dell'impulso. La corrente di picco è oltre 12 ampere, 12 per 4, la tensione di picco è dell'ordine di 380 volts, la potenza è intorno a 4500 watt in verde, come il filo pesa 0,45 grammi, equivale a 10 kW per grammo, quindi impulsi veramente robusti, ripetuti 2500 volte al secondo e prolungati per 5-8 ore. Dopo questo trattamento, ripeto, il filo da inerte diventa attivo, incomincia a produrre calore e una volta che è stato modificato, secondo le nostre misure precedenti, mantiene queste proprietà per almeno una settimana. Quindi non dimentica che è stato trattato, quindi è cambiato. Probabilmente all'interno, quella cristallina, questo non sappiamo cosa succede. Sicuramente cambia, da inerte diventa attivo. Gli esperimenti precedenti abbiamo dovuto vedere qual era la vita media, il decadimento di questo sistema. Ci siamo resi conto che dopo il primo lungo trattamento, per farlo ripartire, per rinverginirlo, sufficiente un'ora di impulsi. Quindi una volta fatto il grosso lavoro, basta un'oretta e poi di nuovo funziona. E è una cosa molto importante dal punto di vista tecnologico, perché quando il sistema perde di caratteristiche, incomincia a lavorare male, uno dà un'oretta di impulsaggio e poi riparte. Quindi ci sono dei lavori fatti precedentemente realmente promettenti. Torniamo al lavoro attuale, abbiamo soltanto modificato l'isolamento delle due bobine, per il resto esattamente uguali, per quanto una, tutte bobine fatte a mano entro la costruzione artigianale del sistema sono uguali, stesso modo di spire, stessa lunghezza, stessi trattamenti, per quanto possibile uguali, solo cambiato l'isolamento termico. Per fare questa attivazione abbiamo visto che sono in realtà sufficienti per avere una piccola attivazione, bastano anche soltanto 2 ore, ma l'effetto è piccolo. Quindi superato una certa temperatura, una certa corrente, bastano un paio d'ore oltre la soglia per osservare un piccolo ma significativo cambiamento delle caratteristiche termiche del materiale. Incomincia a produrre calore. L'effetto è piccolo, quindi per aumentarlo è stato sufficiente prolungare il tempo di attivazione e farlo più intenso. Quindi da 2 ore portare 14 ore più volte, quindi durante la notte, di fatto alle 7 mi cacciano via dal laboratorio, posto di entrare la mattina alle 9, le 14 ore sono queste, oppure 80-130 ore quando c'è qualche festa di mezzo, o volutamente lasciate per tempi lunghi, 3 giorni, 4 giorni, vedete i tempi lunghi. È stato utilissimo perché abbiamo visto che l'attivazione dipende dalla combinazione, prodotto in qualche modo, dell'intensità della corrente, della potenza, più alta e meglio è, e del tempo in cui avviene, in continuo. Ripeto, nel caso dell'impulso, con 5 ore fai tutto, in continuo, semplicemente più lungo. Per fare i calcoli abbiamo usato, come ho detto anche precedentemente, conti di sicurezza conservativi, per cui abbiamo imposto che la prima misura fatta su idrogeno desse rigorosamente 0 watt, il nostro riferimento. Ma questo non è vero,
e ci siamo accorti che oltre 70 watt di potenza immessa incominciava a produrre un po' di energia. Però per sicurezza abbiamo detto, va bene, la prima misura, ci può essere l'acqua dentro, ci può essere qualunque altra cosa, è il nostro zero. Quindi i valori ad alta potenza, guardate il calcolo dell'energia in più emessa, sono tutti sottostimati, quindi misure conservative. Fino a 70 watt equivalenti sono realistici, sopra sono sicuramente di meno di quello che dichiariamo. Abbiamo scoperto che la temperatura di innesco è intorno a 500 gradi, 220 gradi, la corrente di innesco intorno a 1770 mA, mantenute per 12 ore. Dopo questo tempo è stata la prima attivazione. Siccome era una misura molto delicata, ho tenuto di arrivare la mattina, di uscire la sera più tardi, alle 7:30, entrare la mattina dopo le 7:30, per poter minimizzare il tempo morto, che ho paura di sfasciare tutto, di trovare tutto il sistema rotto, quindi ero passato una notte insonne. Il calcolo della potenza è fatto in maniera estremamente semplice, viene misurata a temperatura esterna di parete del reattore, meno quella ambiente ovviamente, divisa la potenza di ingresso, a questa viene sottratto il valore equivalente alla stessa potenza della misura di Blank, del riferimento, quindi la prima misura utilizzata con idrogeno, lo stesso gas, la stessa pressione, stesso tutto. Viene diviso per il valore di normalizzazione del Blank, del riferimento, e moltiplicato per la potenza di ingresso, cose di quinta elementare, nulla di più. Il tubo in vetro a parete spessa, ricoperto da un doppio strato di alluminio a parete spessa, il tubo è da 3,2 mm di vetro, cioè abbastanza, deve reggere alte temperature e alte pressioni, quindi abbastanza stressato. Abbiamo mantenuto fattori di sicurezza di un fattore 3. Nonostante questo, recentemente purtroppo due volte il tubo si è rotto, prima volta con danni localizzati, la seconda volta è andato in frantumi esploso. Per fortuna eravamo assenti e secondo la rete di protezione ha evitato che i danni si propagassero tutto il laboratorio. Vabbè, riguardo la prima misura, comunque per non perderla, abbiamo voluto vedere cosa avveniva rispetto alla misura di confronto fatta con l'elio. E abbiamo utilizzato la stessa formuletta in cui come potenza, come misura di riferimento, quella dell'elio. Questa era la tabella del primo isolamento, della prima misura con isolamento standard. E i dati normalizzati all'idrogeno, opposto a zero, questi valori di zero, sia che al primo ciclo, sia ad esempio alla potenza di 90 watt di ingresso, si hanno un watt e 56 in più. Al secondo ciclo, prolungando, diventa 2,3. Terzo ciclo, equivalente. Quarto ciclo, abbiamo dato 130 ore di condizionamento, fino a 5 watt. Quindi è un sistema che col tempo migliora, come il vino rosso in botte, migliora. Però lo devi a ogni ciclo pulire, farci un certo tipo di trattamenti. Mi sono ispirato ai mastri vinai, quindi di pulire tutto, fare tutte, ovviamente come scherzo per capire, volevamo essere sicuri che non ci fossero effetti incontrollati nel sistema, per cui ogni volta mettevamo idrogeno fresco. Qualche misura è stata fatta lasciando lo stesso idrogeno, per vedere se per caso ci fosse un deterioramento del sistema dovuto all'acqua o qualche altro problema. Abbiamo scoperto che non c'entra niente. Per fortuna non ci sono problemi di invecchiamento di questo tipo. L'unica cosa che conta è il tempo ad alta potenza
e la corrente ad alta potenza, quindi la temperatura ad alta potenza. In questa pagina vengono riassunti i dettagli di cui viene fatta la misura, quindi vuol divertirsi, cioè qui. E questo invece è il risultato con la stessa tipologia di bobina, ma solo migliorato l'isolamento termico. A pari potenza c'è un netto aumento di prestazioni. Quindi vuol dire che la temperatura di per sé è un parametro di controllo positivo. Questa osservazione ha immense conseguenze dal punto di vista pratico. Vuol dire che si può fare in pratica un reattore operativo solo agendo sulla temperatura. La corrente immessa è un'energia nobile, corrente elettrica, la temperatura meno nobile. Il fattore di conversione convenzionale tra temperatura e tra energia termica e energia elettrica c'è un fattore 1 a 3, quindi quella c'è un degrado di un fattore 3, usando quella elettrica. Di nuovo i commenti sul sistema, come l'ha fatta la misura. Commento generale, confrontando i risultati reattori tipo A e tipo B, sembra che la temperatura del filo è un parametro di controllo. Questo risultato chiaro, semplice, da portata di tutti, è, penso, veramente importante verso il passo successivo che sarà l'applicazione di questa tecnologia. Conclusioni. Il parametro, abbiamo visto che è importante attivare il materiale. L'attivazione è utilizzando contemporaneamente alta corrente e alta temperatura. Quindi la corrente iniziale è fondamentale. Quindi pensiamo che ci sia un qualche cambiamento strutturale della costantana. Abbiamo delle prove indirette che ciò è avvenuto. Coefficiente termico resistivo del filo di costantana prima e dopo il trattamento cambia in maniera sostanziale. Inoltre, all'inizio la costantana non è magnetica, dopo il trattamento diventa magnetica. Quindi c'è un cambiamento locale, un riarrangiamento del rame nichel in qualche modo che non sappiamo per ora, dobbiamo fare tutte quante le analisi, che portano a dire che quando il sistema funziona, almeno una parte del materiale non è più costantana e comunque serve una parte di costantana originale perché è indispensabile per dissociare l'idrogeno da molecolare atomico. Quindi il passo zero serve, quindi serve contemporaneamente una fase che sia costantana vecchia, standard, e una fase modificata dovuta all'alta corrente. E, aspetto importante, un'attivazione semplice del materiale è possibile. Abbiamo dimostrato che si può fare, basta avere pazienza. Posto le 5 ore con l'impulso ci vogliono 1-2 settimane. Ma per uno studente universitario, per fare una tesina, ad esempio, di laboratorio è più che sufficiente. E inoltre chiunque al mondo può ripetere l'esperimento e quindi il problema della non riproducibilità è un falso problema, perché prima semplicemente non si sapeva come fare. Se uno non sa e va a casaccio, normalmente non conclude niente. Se uno fa un noioso, brutto, sporco lavoro di sistematica e tanto pazienza, alla fine trova i risultati. Ma uno può fare lavoro di sistematica solo se all'inizio ha fatto un lavoro caotico,
in cui cercava di vedere le cose e ci vuole anche un po' l'intuito di capire che tra tante cose inutili c'era qualcosa di da approfondire. La potenza che esce nei nostri casi intorno a 6 watt, ripeto, è sottostimato, equivale a 13 watt per grammo di costantana. 13 watt per grammo. Con un chilo sono 13 kilowatt. Considerando che per riscaldare una casa media da 120 metri quadri in climi freddi bastano 8 kilowatt, ovviamente bisogna vedere il rendimento. Ora parliamo un pochettino del problema del rendimento. Ci siamo accorti, mettendo i grafici, mettendo i risultati su un grafico, che sopra la temperatura di innesco, intorno a 550-600 gradi, l'andamento dell'eccesso di potenza tende a essere esponenziale. Per motivi contingenti, l'abbiamo potuto studiare oltre 700-750 gradi, quindi estrapolando i dati a 900 gradi, estrapolando, si ha tutto il raddoppio dell'effetto termico, estrapolando, quindi si passa da 13 watt grammo a 45 watt grammo, che è un numero veramente interessante. Altri punti: come migliorare l'effetto termico in maniera semplice. È sufficiente mettere più core dei reattori insieme, uniti. Ognuno scalda l'altro. Come nel letto matrimoniale il marito scalda la moglie, quanto è freddo. Quando le cose vanno bene, ovviamente. Quando vanno male, non è così. Un collega del gruppo Clean HME, Jacques Ruhr, ha fatto dei conti, lavora anche nelle centrali nucleari, e si è visto, un po' di matematica spiccia, che anche se ha un effetto di guadagno termico del fattore del solo del 10%, mettendo 5 core insieme e sfruttando l'effetto moglie-marito, parlo io, che vanno d'accordo, chiaro, si ha il break-even, cioè l'energia che produce totale è maggiore di quella immessa, quindi si ha autosostentamento, quindi il sistema va tenuto sotto controllo. Per fortuna, se uno toglie, siccome questa è una reazione forzata, non basta che abbassa la corrente e tende a spegnersi, quindi il controllo è banale, ma la che basta, stacchi la spina e finisce tutto, quindi problemi di sicurezza non ce ne sono, che sono tutte reazioni forzate. Nel caso dell'auto in break-even, come c'è comunque un raffreddamento spontaneo, dopo pochi secondi il sistema decade e il problema è risolto. Insomma, abbiamo avuto un certo numero di incidenti, dobbiamo modificare il reattore da vetro spesso acciaio inox, così sopporta meglio le variazioni improvvise anche di pressione e temperatura, perché la rete in acciaio serve per evitare di farci male, ma il reattore comunque si rompe, poi passa una settimana per riparare tutto, quindi non si può andare. Il problema del pulsing, che è complicato, però è la soluzione ottimale ai tempi lunghi, perché quando il sistema perde di efficienza basta qualche oretta per farlo riattivare. Quindi se uno pensa a un sistema autonomo, all'alimentazione in continua di mantenimento, isolamento termico opportuno, quando comincia a scendere di efficienza, una intelligenza artificiale intelligente attiva l'impulsatore per un'ora, due ore, finché torna ai propri rendimenti necessari e poi lo spegne. E quindi noi abbiamo trovato un modo
comunque semplice, una volta che attivato, cioè di attivare i materiali in maniera semplice, anche senza l'impulsatore. La costruzione non è alla portata di tutti, alcune cose, c'è anche dei brevetti dietro da sistemare, sono brevetti di sbarramento per evitare che poi ce lo copiano e poi noi dovremo pagare per utilizzare quello che abbiamo inventato noi. È una delle assurdità dell'economia, per cui uno è costretto a fare dei brevetti per evitare, cioè per poter usare quello che lui ha inventato. È un mondo un po' contorto, ma è così. E per finire ringrazio le persone che ci hanno aiutato, in particolare una società del nord-est dell'Italia che dal 2011 ci dà un po' di soldi. Hanno un loro laboratorio personale dove controllano alcuni dei punti chiave delicati e in questi periodi non facili, 2011, senza il loro aiuto forse avremmo dovuto smettere tutto. Quindi per ora non vogliono essere citati in maniera esplicita, sono molto discreti, sono dei grandi lavoratori, lavorano in silenzio. Non vanno in televisione a fare le prime donne, vabbè, come adesso è di moda. Poi il materiale, le guaine speciali, è stato una felice connubio tra la società del Nord-Est e la DASIGI, società italiana guaine isolanti, con il gruppo francese Favier, che produce guaine. E praticamente hanno costruito delle guaine speciali su nostra indicazione. Tutte le spese di sviluppo a spese loro, perché è facile dire voglio questo, poi bisogna realizzarlo, bisogna costruire degli apparati, delle macchine per fare queste cose e costano. E la proprietaria pensa, beh, faccio questo per l'ambiente e non mi ha fatto pagare assolutamente tutte le spese di sviluppo che sono state non poche. Quando compro le guaine me le vende a prezzo di costo. Quindi ringrazio di nuovo tramite la filiale italiana, la SIGI. C'è un altro piccolo gruppo italiano, il Food Association, che da 4-5 anni ci dà qualche piccolo supporto per viaggi, spese di laboratorio. E noi fino all'anno scorso non avevamo nessun tipo di rimborso. Io lavoravo gratis, quando andavo alle conferenze di tasca mia, oltre al laboratorio, benzina e tutto il resto, e si rompeva qualche componente, spese, foto di tutto, e qualche aiuto di gente lungimirante, tipo l'IFA e i gruppi del Nord-Est, per me è stato assolutamente utile. E da un anno che siamo nel gruppo europeo, il coordinatore Corrad Ceschi, una persona lungimirante, riesce a sopportarmi anche se spesso faccio dei voli pindarici, io il mio gruppo, dei grandi trasvolatori. Collaboriamo in maniera proficua con il sorbo Oystad, di una città di Uppsala, questa con il Junior, sul laboratorio, per studiare delle polveri, una nostra attività per ora secondaria che stiamo sviluppando. I polveri hanno il pregio di costare poco e essere molto semplici. I polveri sono sviluppati da un nostro collega chimico, Cesare Lorenzetti. Lui mi dà le formule, io in laboratorio faccio la miscela magica. Finora è andato bene. E un collega, Andras Kovacs, ungherese, lavora per la Broadbeat Company e ha delle idee spesso particolari. Il nostro gruppo di lavoro è multidisciplinare, siamo 11 persone, chimici, ingegneri, eccetera, poi di tutto tecnici. E quindi questo lavoro è stato fatto solo grazie a loro. Guardavo un po'. Il finanziamento viene parzialmente dalla comunità europea, il codice del finanziamento 95. 95-1974, progetto Horizon 2020,
Ovviamente tutte le cose buone dette in questa relazione sono del gruppo europeo CLIM HME, tutte le stupidaggini sono mia completa responsabilità. Io ho finito. Grazie. Ora, fate domande, trovate errori, altrimenti quello che ho detto è stato inutile. Arrivato il primo. Vai. Però non ti senti, vieni qui. Posso fare una domanda? Una alla volta sta... dimmi chi. Una persona interna ha fatto la domanda. Vieni un secondo, poi quegli esterni. Allora, professore, le volevo... No, si chiama Francesco, facciamo prima. Ok. Le volevo domandare, forse la domanda è pleonastica o è banale, però sì. Dato che mi interesso molto della tabella periodica degli elementi simmetrici, Sì. Mi sembra che sia arrivata con gli ultimi scoperti a 117. Sì, questo. Anche di più. Anche di più. Vabbè, la Costantana non mi sembra che ci sia. No, la Costantana è una lega. Una lega, rame, nickel, manganese. Inventata nel 1890 da un ricercatore inglese. Poi, ovviamente senza una lira, poi è andato in America, l'hanno sviluppata, questa è verità storica, funzionava bene, brevettata, hanno brevettato le cose sue, le voleva utilizzare, gliel'hanno proibito, e quindi lui aveva l'idea di finire in prigione, dovuto scappare in Germania su una nave, e lì l'hanno... di nuovo reinventata, aggiungendoci il manganese, così era un materiale diverso da Costantana iniziale, che era rame nichel. Poi si è scoperto che il manganese, che è soltanto un pretesto commerciale, ha invece dei vantaggi. E quindi, vabbè. Quali sono le percentuali? Allora, le leghe di rame nichel che hanno la capacità di dissociare l'idrogeno vanno dal 20-80 all'80-20, capacità di distribuire. La Costantana storica è rame 55 e nickel 45. Quel manganese non c'era nel 1895 quando l'hanno messo, quindi il 5% manganese. Un 1%. Era, quindi è rimasto rame 55, nickel 44 e manganese 1. È solo un pretesto, poi si è scoperto che invece si fa bene, ma è stato successivo, non era un pretesto, un artificio per evitare di mandare in galera l'inventore. Allora, quella tradizionale è usata nelle monete da un euro, mi dai una moneta da un euro, ce l'hai in tasca? Ovviamente da un po' si vede. Quella da un euro è quella che ha maggior rendimento. Una centesimi, due euro. Ce l'hai un euro? Tu dammi un euro, poi vediamo un po'. Poi si vedrà. Oh, non ce n'è una qui. Le utilizzo? No, è importante invece. È un aspetto importante. Da 1200 a 1300 gradi. Dipende un po' dalle... Oh, non ce n'è una da un euro. Ce l'ha una, un euro? Chi c'è un euro? Uno, con due. A vedere. Un euro. Uno, basta. Allora, non so se si vede qui, la parte interna lucida, questa è la lega di rame nichel. È una lega altamente stabile per la corrosione, dura e tutto il resto. E è pochissimo allergenica. Cosa andando? Qua diciamo una lega rame nichel. Poi altre domande, ecco, torno indietro mal tolto. Altre domande, per favore. Francesco, posso farti una domanda io? Mi senti? Avevo chiesto io Baldo, ma comunque. Vai, vai. Un'altra persona che ho detto. Posso? Sì, chi è? Fabrizio. Ciao. Ah, Fabrizio, dimmi. Sì, hai fatto una qualche misura di neutroni mentre facevi la sperimentazione? Abbiamo un piccolo gaglierino
praticamente non c'è quasi nulla, vi parlo storicamente, quando usiamo il deuterio al posto dell'idrogeno, qualche volta c'è qualche, così, qualche piccolo disturbo, ma nulla di significativo. Siccome la bomba di deuterio sta finendo, e allora i soldi pure, non mancano, non bastano mai, siamo concentrati sull'idrogeno. C'è un punto importante su questo punto. Abbiamo più volte fatto passaggio da idrogeno a deuterio o viceversa. Quando facciamo questo tipo di operazione, c'è un certo tempo, uno, due, tre giorni, in cui rigorosamente non c'è eccesso termico, anzi il sistema diventa endotermico. Non abbiamo mai capito, le forze che abbiamo sono limitate, se qualcuno si vuole divertire a fare la sistematica idrogeno, deuterio, idrogeno, sarebbe molto bello per tutta la comunità scientifica. Per quale motivo? Cambiando il gas, sono due, tre giorni in cui il sistema è morto. Non l'abbiamo mai capito. Che altro è altro? Non hai fatto altre spettrometrie durante il funzionamento, no, cioè, né neutroni né spettrometrie. No, spettrometrie. No, per cercare di capire quale poteva essere anche dal punto di vista teorico la fonte, tra virgolette, di questa produzione di calore, cioè se che tipo di reazione nucleare può essere, ti sei posto il problema. Usare il termine nucleare a volte potrebbe essere fuorviante. Questa è una reazione mediata dal reticolo cristallino. I colleghi giapponesi hanno fatto i conti dell'idrogeno consumato e l'energia prodotta in base all'idrogeno consumato è dell'ordine tra 1000 e 10.000 electron volts per atomo, 15.000. Il nucleare sono milioni di electron volts, da 2 milioni della reazione DD a 200 milioni della fissione classica. La chimica è 4 electron volts, massimo 5. Quindi una reazione intermedia. Non è 5 che è il limite della chimica, non è qualche milione che è tipica del nucleare, qualche migliaio, una cosa in mezzo. E questo è uno dei... Ma hai cominciato a porti un problema teorico, da dove venga fuori questa energia? Ho pensato, ma non sono riuscito. Ci sono delle ipotesi varie, una quella del nostro collega Giorgio Vassallo, o del professor Leif Holmlid in Svezia. Sono vari modelli in giro. Però io non sono un teorico, anche se sono nato come teorico. E quindi vedo soltanto i fatti. Ho cercato tanto così, se posso dare un contributo conoscitivo senza aggravio di tempo lavoro, volentieri, ma riuscire a capire nell'attuale condizione di forza lavoro e finanziamento non ce la facciamo. Durante il funzionamento allora non c'è nessuna stimolazione, cioè dopo aver pretrattato il filo non c'è più nessuna, durante il funzionamento del reattore, poi quando produce questa energia non c'è nessun'altra eccitazione. La domanda è ambigua. Nel caso attuale domanda è chiara, forse sarà la risposta che diventerà, non so. Subito la risposta. Nel caso attuale, dopo la attivazione, c'è comunque il flusso di corrente lungo il filo in continua. Quindi potrebbe essere la corrente sia la stimolazione, però finora non sappiamo fino a che punto si può ridurre la corrente e lasciare, o ridurla a un valore minimo, e lasciare soltanto la temperatura come fattore di stimolazione equivalente dei modi browniani di vecchia memoria o qualcosa equivalente. Okay. Nel caso attuale, per aumentare la temperatura potremmo provare a fare miscele di idrogeno con l'argon, conduce 7 volte di meno dal punto di vista termico, oppure mettere 2-3 reattori insieme, sfruttare l'effetto moglie e marito, o almeno 5 ci andiamo, però sai, lì diventa qualcosa un po' più complicato. Qualche scherzo.
Quindi volevo bisogna chiederti il mio un punto di partenza, lo stimolo ad altre persone ad approfondire il sistema. Adesso abbiamo dato una strada per cui qualunque studente universitario che sappia distinguere un cacciavite dalla punta rispetto al manico, quindi un vecchio studente universitario, si può fare l'esperimento. Non serve usare l'impulsatore, basta che ha 1 o 2 settimane di tempo. Il filo, per ora, se ha 1 o 2 studenti, lo forniamo noi, facciamo gratis. Poi, quando se diventano di più, dobbiamo un po' decidere sempre, vedere un po' come organizzare meglio, perché le forze che abbiamo sono limitatissime. Altre domande? Mi sembra c'era Ubaldo che voleva... Sì, volevo chiederti perché usi una pressione di diversi bar, che se tu usassi pressioni più basse potresti raggiungere la stessa temperatura con meno potenza. No, allora, se praticamente la potenza, abbiamo fatto studi sistematici, un po' di studi sistematici, la dipendenza della conducibilità termica dell'idrogeno, praticamente da andare a 4 bar o andare a mezzo bar, l'incremento di temperatura interno è trascurabile. Quindi sicuramente abbiamo visto che quando aumentiamo la pressione all'inizio è più rapido il condizionamento. Il tutto è assoluto, quindi rivediamo una possibile soluzione per fare miscele. Abbiamo già fatto idrogeno, argon 50-50-50-50 per aumentare la temperatura di riferimento da 600 gradi a 750-800. Abbiamo visto che solo con l'isolamento termico un aumento di 80 gradi ha provocato un raddoppio dell'energia emessa. Quindi superata la soglia di intervento nel regime esponenziale basta poco per fare tanto. Vedete, ci sono altri problemi negativi attualmente, bisogna fare le prove, ecco. Io sono un sperimentale brutale. E sull'idea dei giapponesi, che loro dicono che l'energia per atomo di idrogeno assorbito è su quel migliaio di electron volt. Ma chi ci garantisce che reagiscano tutti gli atomi assorbiti? Infatti, quella è una stima grossolana, mediata. Io penso che non sono molto distanti dalla verità, perché se erano milioni di electron volt, qualcosa di nucleare sarebbe uscito fuori. Al di fuori che siano alfa, che non camminano in gergo. Anche gli elettroni di bremsstrahlung, che sono particelle molto energetiche alla fine, in qualche modo si manifestano. Stiamo kev, elettroni, all'esterno non devasta niente, insomma. O è molto difficile fare all'infuori che fai. Finito? Allora, qua il coordinatore Claudio Pace ha detto che il mio tempo è finito. Ah, peccato, perché volevo fare un po' di... Ciao, sono Luca. Se non c'è più tempo, niente. Ti danno l'ossa. Va bene, d'accordo. Niente, volevo dire alcune cose. Me le sono segnate, così sono anche più veloce. Allora, punto del discorso del magnetismo. Tu hai detto che inizialmente la constantana non è magnetica, ma a seguito del trattamento acquista un magnetismo. Questa è una cosa molto interessante. Prima di tutto da un punto di vista diagnostico, nel senso che tu puoi sapere, misurando le caratteristiche magnetiche, quando il sistema diventa attivo, e quindi hai un modo per verificare il suo stato. Già lo facciamo. Perfetto. Ci sono due effetti. Uno è durante la preparazione. La preparazione, sì, con le cose di materiale ad alta temperatura diventa parzialmente magnetico. Poi, hai fatto una stima della magnetizzazione? No, diventa, cioè, una calamita attrae il filo. Insomma, ho capito. Ho fatto una stima mettendo a varie distanze, tirando il filo, non so, sai come facciamo la... E questa cosa è uniforme lungo tutto il filo? Abbastanza, insomma, sai, sono misure non proprio facilissime.
Poi il nostro obiettivo è capire quanto tempo, quanto basta per... E poi dopo, quando diventa, quando si attenuano le caratteristiche, il magnetismo se ne va o rimane? No, rimane. Ah. A fine esperimento il materiale rimane magnetico. Cioè rimane che sente il magnetismo esterno. Anche se non c'è più un eccesso di calore. Quanto è fermo, è fermo. Materiale rotto. Ha rotto, hai rotto il filo, non lo puoi sapere. No, perché tu hai detto che dopo un po' di giorni decade l'eccesso. Ah, non lo sai. No, perché potrebbe essere molto interessante, proprio come monitor. È una misura da fare, molto raffinata, persone sveglie come te, penso che sarà un bel compitino. Ok, poi altre cose. Tu hai parlato di Geiger, in realtà la domanda era sui neutroni. Tu non hai un contatore di neutroni? Non ho un contatore di neutroni. A volte, quando ho dei dubbi perché il Geigerino canta, come si dice, metto un po' d'acqua intorno e quindi vedo i gamma indotti da eventuali neutroni sull'acqua, da 2,5 a 2. Quindi. Misura molto, molto importante. Non c'è nulla di pericoloso, almeno finora. Poi. Ok. Poi tu, il discorso degli idrogeni e dei deuteri. Tu hai detto che hai fatto un passaggio dal deuterio all'idrogeno. Hai visto che in questo passaggio hai una perdita temporanea dell'effetto per poi recuperarlo. Sì, allora, però è una grossa fatica, per cui alla fine ho deciso che non vale la pena. Però è interessante da un punto di vista teorico questo, perché... È molto interessante, soltanto che il mio obiettivo è fare il calore, il mondo ha bisogno di energia. Ah, sì, d'accordissimo, d'accordissimo. Però volevo fare un commento su questo, anche per dare un'indicazione teorica su quello che stai osservando. Io faccio l'ipotesi che gli AHE, cioè i domini... i domini attivi siano in realtà i domini di coerenza di cui io e anche Giuliano Preparata ha parlato in varie volte, e tutto quello che tu hai descritto, tutta la tua fenomenologia è perfettamente compatibile con la presentazione che io feci dov'era ad Assisi l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, riguardo alla produzione coerente di neutroni. E questo torna ancora di più col fatto che quando passi dall'idrogeno al deuterio e viceversa, tu non osservi più l'effetto, perché i domini di coerenza dell'idrogeno e del deuterio, avendo massa diversa, risuonano su frequenze differenti. Quindi bisogna richiedere al sistema che acquisisca il nuovo equilibrio e quindi si riformino i domini di coerenza di deuterio oppure di idrogeno, e ci vuole del tempo per fare questo. Inoltre, il flusso che tu ritieni essere indispensabile, io sono d'accordo con te, è quell'elemento che è necessario per attivare gli stati vibrazionali dei domini di coerenza, e altrimenti non ci sarebbe l'effetto che io avevo descritto in quella conferenza. A questo punto io, come dire, amo ricordare che il primo esperimento della dimostrazione, secondo me inconfutabile, della fusione fredda è avvenuto a dicembre del 1989 alla NASA da parte di Gustav Karl Frahlich, in cui ha dimostrato che un tubo di palladio a parete sottile a 320 gradi si ha una produzione misurabile di eccesso termico nelle fasi di ingresso o uscita di deuterio dal rigo cristallino. Sono d'accordissimo. Quindi questa è la prova, secondo me, principe, la prova più importante. Io sono eternamente grato a Frahlich. Rimprovero soltanto a Frahlich che per colpa non sua questo lavoro è stato segretato per manchia d'anni, purtroppo. Vabbè, sì. Comunque sia, lì sono logiche che noi non riusciamo a controllare. Ok. Poi un'ultima cosa ti chiedo. Tu saresti in grado di fornirci un filo o dei fili di test? Perché io potrei utilizzarlo, io ho già pensato come potrei fare,
nel calorimetro che io ho sviluppato, che è un calorimetro a flusso ad acqua, che è molto abbastanza preciso, insomma, e può arrivare fino a 1200 gradi. Quindi si potrebbe studiare tutta la... Va benissimo, fino ad alta temperatura. Tutto lo spazio delle fasi. Ok, poi avrei anche altre cose da chiederti, ma visto il tempo ristretto, magari lo facciamo in un altro momento. Sì, dai al volo, c'è una sola e poi chiudiamo. No, niente, volevo dire, prima di tutto Kovacs è finlandese, non è ungherese. È ungherese, sì, Kovacs. È finlandese, ma lui in realtà è ungherese, è una storia complicata. Insomma. Ah, è ungherese di origine forse, ho capito. E poi no, volevo chiederti se avevi pensato a fare un'attivazione, visto che il sistema è magnetico, con un campo elettromagnetico, un campo magnetico oscillante. Sembra facile, ma visto il nostro reattore ci sarebbe un campo molto intenso, non lo posso fare per ora. Non capito. Un sistema compatto in cui non c'è nessun, lui è vicino, sì, ma noi il core... un diametro di un centimetro, il tubo esterno sono 4 centimetri, per cui sarebbe un campo... Sì, sì, è complicato tecnicamente. Tecnicamente poco efficiente. Se uno fa una cosa piccolissima, tutto vicino si può fare. Adesso, vabbè, una cosa va bene, interessante. Okay. Dai, va bene. Ok, mi hai risposto, grazie mille. E buona serata. Anche a te. Allora, ringrazio Francesco, a tutti gli amici della comunità così della fusione fredda, diciamo. Ricordo che domani pomeriggio alle 3 apriamo con Bindella che fa la sua relazione di teologia, ma poi se volete possiamo ancora incontrarci e dibattere online alcune cose che oggi abbiamo visto, insomma. Insomma ci sentiamo con WhatsApp e ci diamo appuntamento. Adesso abbiamo... Come? D'accordo. Adesso abbiamo un intervento che ci è capitato un po' così dal lato.